Grazie Presidente. Ma visto che comunque questo intervento riguarda l'ultima proposta, la numero 17, che dobbiamo votare a conclusione, credo ormai, dei lavori di quest'anno, direi che si tratta veramente di un atto dovuto per la modifica dell'assetto societario della mutua assicuratrice romana Adir, relativamente alla modifica che c'è stata per ciò che riguarda i soci azionisti, anche se azionisti è improprio trattandosi di mutua, dei soci mutuatari. E mi sarà consentito, visto che il collega Pelonzi ha fatto un intervento più ampio, spero di non, spero di trovare, diciamo, il consenso di tutti i colleghi, trarre un pochino le conclusioni sul lavoro che è stato fatto, che prima ci ha portato come commissione, che sono onorato di presiedere, a effettuare un lavoro veramente approfondito sul bilancio. Ricordo ancora le commissioni congiunte dove la partecipazione della maggioranza e delle opposizioni è stata effettivamente costruttiva, presente, dialetticamente corretta. Il parere dell'OREF che conosciamo ci ha dato delle indicazioni che stiamo recependo e pur non avendo centrato l'obiettivo del 31 dicembre per l'approvazione, con rammarico da parte nostra, riteniamo che nel breve Roma Capitale avrà il suo bilancio rispettoso anche di tutte le indicazioni che ci sono state date, ma soprattutto un bilancio che garantisca una gestione efficiente dal punto di vista economico-finanziario dell'ente, perché poi è la prima garanzia per dare la certezza ai cittadini romani che questa amministrazione li mette al sicuro da qualsiasi problema legato alla finanza, all'economia, della gestione dell'ente stesso, ma soprattutto garantisca dei servizi erogati costantemente e sempre di maggiore qualità. Come passo successivo vorrei ringraziare anche per questa ultima fase che ci ha visto impegnati sui debiti fuori bilancio in commissione, dove abbiamo espresso in pochissimi giorni, dal 27 ad oggi, dal 27 al 30, circa 130 pareri sulle delibere che sono state proposte alla commissione, veramente effettuando un tour de force dove i commissari della maggioranza e dell'opposizione hanno garantito una presenza costante in qualsiasi orario, anche in orari prolungati la sera, supportati ovviamente da tutta l'enorme macchina che gira intorno al lavoro dei consiglieri, della giunta, e mi riferisco ovviamente al personale di Roma Capitale e in particolare, per ciò che mi riguarda, al personale che in questo momento supporta la segreteria della commissione, che ringrazio. Diciamo quindi, evidenziando quello che forse è già stato detto, che questa è una macchina che, se vogliamo, può funzionare bene e dovrà funzionare sempre meglio attraverso poi la semplificazione di una serie di cose di processi, procedimenti, di regolamenti che credo sarà necessario affrontare nei prossimi mesi, perché una macchina sempre più efficiente garantisce maggiore velocità nell'erogare e nel portare a termine quelle decisioni che sono fondamentali per l'amministrazione corretta di questa città. Per cui grazie ancora ai colleghi per il lavoro svolto in questi giorni, che ci ha permesso di alleggerire il grave peso dei debiti fuori bilancio che abbiamo trovato al nostro insediamento, di quasi 100 milioni, e che ci permetterà quindi di affrontare serenamente il 2000, o più serenamente il 2017, e di cominciare a rispondere proprio a quelle indicazioni che l'OREF ci ha dato nel momento in cui ha espresso il parere non favorevole alla nostra proposta di bilancio. E mi unisco ovviamente agli auguri a tutto il personale di Roma Capitale, che in questi mesi ci ha supportato e che supporta la macchina amministrativa complessa, alla Giunta, al Sindaco, al Presidente di Vita, ai colleghi di quest'Aula, che credo,
in ogni momento comunque hanno rappresentato l'alto valore che siamo stati invitati a rappresentare per tutti i cittadini romani, che unisco in un caloroso abbraccio alla fine dei lavori di quest'anno. Grazie.